Vincenzo Nibali entra al semivallo foro. Hai respirato bene? Meglio? Piena, comunque un po' bloccata, perché il colpo l'ho preso, però va bene, sono cose che capitano, quindi ci sono tanti corridori, ci sono anche tanti amatori qui che in queste condizioni così passano giornate molto dure, quindi è un po' bello anche per questo, così gli amatori sanno cosa si prova a fare a che pepi. E il mezzo com'è andato? Nessun bene. Problema, meglio di così. E poi quale Bont, pensi? Wheeler comunque che sono con lavorando con tutte e due, stiamo andando molto bene, c'è il meccanico tutti i giorni, sono grande cura della mia bici e in queste condizioni non avere problemi sicuramente è la situazione migliore, perché ho visto i leader oggi hanno avuto un problema, penso, non lo so, credo che hanno perso la maglia quasi 10 minuti, quindi un guasto meccanico in una giornata così perdi tutto, ed è un po' triste, ecco. Dimmi una cosa, ecco, questa è proprio una domanda a questo punto. In strada il mezzo conta fino a quale punto? In mountain bike invece quanto conta? Il mezzo meccanico conta sempre, cioè su strada che in mountain bike, perché deve essere sempre perfetto, sempre funzionale. Chiaramente deve essere scorrevole, su strada, preciso, il cambio deve essere preciso, perfetto, scorrevole, tutto deve essere in ordine, perché anche su strada una cambiata sbagliata in un momento sbagliato, un problema meccanico o una caduta, però qualcuno ti colpisce dietro e rischi di buttare via quasi tutto, no? E su strada il gap diventa, oddio, qua i gap sono però sai, ormai quando si lotta per una classifica si parla di 10-15 secondi a volte, no? Però non avere mai problemi è una bella cosa, ecco. Grazie. Grazie.